Però ci dai, siamo d'accordo che God of Farming era semplicemente troppo perfetto per non essere messo qua su solo risposte sbagliate. Moss, come al solito, è stato velocissimo, mentre per le risposte più creative c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Io ne premio solo tre, ma andatevi a leggere tutti i commenti perché ci sono delle vere perle. Comunque, God of Farmville, Stardew Valhalla e il semplicissimo Pratos vincono su qualsiasi cosa. Complimenti. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con il pollice verde. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima. Tra dichiarazioni che faranno discutere, news direttamente dal TGS, ce n'è per tutti i gusti. Quindi non perdete tempo e mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, in particolare sul sito Viola perché in questi giorni ci sono tantissime live. Mi raccomando, i link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo riprendendo una notizia uscita direttamente fuori dal Direct. Vi ricordate della remaster di Tales of Symphonia? Beh, ci sono guai all'orizzonte. La riproposizione in uscita nel 2023 di un titolo che ha fatto la storia del cubetto e in seguito anche di altre piattaforme non arriverà nella sua versione definitiva, o almeno migliore. Questo perché la remaster avrà un frame rate bloccato a 30 fps, una caratteristica che rende la riedizione peggiore della versione originale su GameCube, che invece girava a 60 fps. La motivazione dietro questa scelta? Beh, la remaster è basata non sull'originale per GameCube, ma sul porting avvenuto qualche tempo dopo su PS2, che poi ha fatto da template per tutte le riproposizioni future. E alla fine, gira che ti rigira, non c'è niente da fare. Il GameCube non si batte. Se siete tra i super appassionati di Fire Emblem e l'annuncio di Engage vi ha fatto salire l'hype a dismisura, vi segnalo che da oggi è possibile prenotare la limited edition del gioco sul My Nintendo Store. 100 euro non sono pochi per questa Divine Edition, ma al cuore non si comanda. Attenzione però perché probabilmente per quando sarà pronto questo video la limited potrebbe essere già out of stock e il consiglio è sempre quello. Entrate nel gruppo Telegram delle offerte poracce per non perdervi future segnalazioni sulla disponibilità di questa limited. Siamo in pieno clima TGS e ci sono due cose di cui dobbiamo discutere assolutamente. La prima è che ieri finalmente la stampa specializzata ha potuto provare con mano e occhi il PSVR 2 e le prime impressioni sono tutte strapositive. Certo è difficile riuscire a trasmettere in un testo o in un video le sensazioni scaturite da un'esperienza del genere, però mi sembra di capire che il salto generazionale è percepibile, sia in termini dell'immagine renderizzata che in fatto di gameplay e controlli. Inoltre, cosa non ha fatto scontata, colpisce la facilità di utilizzo, con un headset ora molto meno ingombrante in fatto di cavi e connessioni alla console. E per quanto tutto questo sia super interessante, rimango fisso sulla mia posizione. Finché non diranno il prezzo, è difficile riuscire a sbilanciarsi su questa nuova VR proposta da Sony. E infine stamattina si è svolta la conferenza Microsoft, pensata per il pubblico giapponese, ma che, attenzione, porta con sé tante novità interne al Game Pass. Da adesso fino alla primavera del 2023 arriveranno sia pezzi grossi del mondo dei fighting game, delle visual novel e dei JRPG come Guilty Gear Strive, la serie di Ni No Kuni, Persona, ma già lo sapevamo, Danganronpa e anche Eiyuden Chronicles. Ma a questi si affiancano titoli come Assassin's Creed Odyssey e soprattutto Deathloop, che faranno di sicuro la felicità di tanti giocatori occidentali. Insomma, come al solito, l'offerta del Game Pass è un pass avanti a tutti. Ora però dobbiamo parlare di una dichiarazione che so farà discutere tantissimo. Abbiamo visto in questi giorni che Sega e lo studio Ryuga Gotoku stanno spingendo molto sulla serie di Yakuza, tanto che sono stati annunciati contemporaneamente ben tre nuovi progetti relativi alla saga. C'è per ora un fatto però che lascia molto perplessi, l'assenza di Yakuza su Switch. E visto il supporto altalenante da parte degli studi esterni, si possono ipotizzare tanti motivi per cui il publisher ha deciso di saltare la console ibrida. Primo tra tutti, il vetusto hardware di Switch, che rende complesso effettuare dei porting su questa console. Un ragionamento che però non torna con le politiche di Sega, che solitamente si dimostra
volenterosa nel portare i suoi titoli di punta su console ibrida. Beh, allora tenetevi forte, perché durante un'intervista a GameSpot, il capo dello studio, Masayoshi Yokohama, ha spiegato il perché di questa scelta. Sostanzialmente, agli occhi di Yokohama e di Sega, l'immagine family friendly di Switch entrerebbe in conflitto con un gioco adulto come Yakuza e l'etica che c'è dietro al team di Ryuga Gotoku. Vi traduco al volo parte dell'intervista. Ma abbiamo veramente voglia di portare su Switch una produzione del genere dove non si fa altro che girovagare e lottare con chiunque e raccontare il mondo della Yakuza? Noi ci consideriamo persone della notte, non vogliamo camminare di giorno insieme a tutti gli altri. Insomma, quello che sta dicendo Yokohama è che lo studio porta avanti un'etica underground che male si sposa con una console per bambini. Preconcetto nato tra l'altro durante l'epoca Wii U, dove in Giappone fu proposta una collection dei primi due episodi della serie in HD che purtroppo fu un vero disastro commerciale. L'allora capo dello studio, Nagoshi, commentò utilizzando più o meno le stesse parole, indicando il pubblico Nintendo come lontano dal gusto delle produzioni Yakuza. E nonostante gli oltre 100 milioni di console vendute, è assurdo pensare che uno studio così influente basi le sue scelte partendo da preconcetti così errati, soprattutto in un periodo storico di grande apertura da parte di Nintendo. Su Switch infatti abbiamo titoli del calibro di Bayonetta 3, la trilogia di GTA, i Doom, insomma non mancano certo le produzioni dal sapore più maturo. Voi cosa ne pensate di questa risposta? C'è spazio per un titolo come Yakuza all'interno della libreria Switch? Ma torniamo dalle parti del Tokyo Games Show, perché si è appena conclusa la presentazione di Capcom. Un evento che, pur concentrandosi esclusivamente su titoli già noti, ha saputo regalare molte soddisfazioni e anche qualche sorpresina. L'evento ha visto la presenza di 5 titoli: Sunbreak, Resident Evil Village, Exo Primal, Mega Man, Battle Network e Street Fighter 6, che si sono divisi in modo abbastanza equo i quasi 50 minuti complessivi di video. Allora, per quanto riguarda Sunbreak, non sono mai riuscita a salire sul carro di Monster Hunter, ma ogni volta che vedo presentazioni del genere mi mangio le mani. È proprio bello vedere roadmap strutturate in modo così dettagliato che continuamente bombardano di update gli utenti, creando un senso di continuità e di evoluzione dell'esperienza senza eguali. Per me Capcom in questo al giorno d'oggi non ha rivali. Riesce a gestire in modo convincente le sue produzioni anche a distanza di mesi dal lancio ufficiale, e spero che questo modo di fare prima o poi diventi uno standard dell'industria. Per Resident Evil Village non ci sono stati particolari colpi di scena, se non nel ricordare in cosa consisterà l'espansione di prossima uscita e anche il fatto che il titolo arriverà su tutte le piattaforme, Switch inclusa, anche se purtroppo in modalità cloud. Secondo me il vero annuncio bomba del segmento è stato il decidere di far diventare Resident Evil 4 una produzione cross generazionale. L'attesissimo remake uscirà infatti anche per PS4 e immagino che tanti come me abbiano un po' storto il naso davanti a questo dietro front da parte di Capcom. Spero che questa scelta non limiti le potenzialità di un remake che non deve assolutamente scendere a compromessi. Esoscheletri, dinosauri che piovono dal cielo e ballettini cringe. Sul serio, ora ditemi cosa volete di più da Exo Primal. Più vedo trailer dello squad shooter, più non vedo l'ora di giocarlo. Adoro particolarmente l'approccio sopra le righe da film di serie B scelto per questo titolo, che un po' prende da Lost Planet, un po' prende da Dino Crisis, e personaggio di Majesty non può che essere un palese omaggio a Regina, per confezionare un action a dir poco idiota nelle premesse, ma che secondo me sarà divertentissimo da giocare. La collection dei Mega Man Battle Network sembra fatta con tutte le cure del mondo, per quanto non attiverei mai il filtro grafico proposto, c'è da dire che ci sono tutti gli extra necessari per rendere una collection più di un semplice contenitore fatto per capitalizzare sulla nostalgia dei giocatori. Poi l'aggiunta di funzionalità online, ancora in sviluppo, non me l'aspettavo proprio. Speriamo che di questo ne esca una versione fisica. E infine Street Fighter 6. Non solo abbiamo avuto il reveal di 4 personaggi storici, peccato che il roster sia stato ormai leakato da tempo, ma finalmente anche uno sguardo più approfondito su tutta la modalità storia, una sorta di adventure RPG che ci permetterà di creare un avatar e viaggiare in giro per il mondo scontrandoci con altri utenti. Per carità, tutto molto bello, anche la modalità metaverso. Però, per quanto il core gameplay sembra restituire tutte le giuste sensazioni che dovrebbero uscire fuori da un match di Street Fighter, ho paura che tutti questi elementi di contorno, che qualitativamente si staccano di netto dal gioco base e non in senso positivo, risultino più che altro una distrazione rispetto a quella che è la modalità principale.
Staremo a vedere domani nel dettaglio con la stream dedicata esclusivamente a Street Fighter 6. Comunque per oggi Capcom ha tirato fuori un'ottima presentazione che è stata in grado di valorizzare una lineup di titoli che giustamente vendono come il pane. Brava Capcom e bene così. Ma attenzione poracci, perché non è finita qui e la giornata di domani sarà ancora più ricca di questa giornata ricchissima, ricchissima la seconda. E per quanto possibile cercheremo di seguire gli eventi in live. Ecco cosa ci aspetta. In pratica dalle 13 in poi ci sarà un appuntamento appresso all'altro. Si inizierà con la conferenza di Sega e Atlus, ma fossi in voi non mi perderei assolutamente lo show di Konami previsto per le 14. Qui può succedere veramente di tutto. C'è chi parla del ritorno di Silent Hill, chi di Metal Gear, chi invece è convinto che non succederà nulla, cosa molto probabile. Qualsiasi cosa accadrà, non ci sarà neanche il tempo di respirare perché subito dopo sarà il turno di Square Enix. Insomma, appuntamenti imperdibili che spero deciderete di passare insieme all'armata poraccia. Mi troverete in live a partire dalle 12.45 e non so però se domani riuscirò a pubblicare un TG Poro. Voi nel dubbio passate a fare un saluto, va! Come al solito il link al canale sul sito Viola lo trovate in descrizione. E questo poraccio era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Velocissimo. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per una serie infinita di live e forse anche un TG Poro. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto dormite sonni tranquilli e nerdate duro. Anzi, prima nerdate duro e poi dormite sonni tranquilli. Io sono il Poro TG, Michele S. Ciao. Voice crack. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! È un pass avanti a tutti.